Magari sei interessato ad una dieta low carb o chetogenica, o forse vuoi solo passare ad un'alimentazione più sana di quella che porti avanti abitualmente. In ogni caso, questo video è per te. Ho individuato 6 semplici passi per iniziare a ridurre carboidrati e zuccheri e seguire uno stile alimentare più naturale. Chiunque, anche un vero amante dei carboidrati e degli zuccheri, può provarli. Procedi un passo alla volta e valuta come ti senti, perché ti aiuteranno a trovare il tuo personale percorso per ridurre il consumo di carboidrati e zuccheri. Ma prima voglio darti il bentornato sul mio canale e se sei nuovo mi presento. Io sono Margherita, Keto Nutrition Specialist e Diet Coach e creatrice di Well Delight e nei miei video ti parlo di alimentazione chetogenica e di tante strategie per tornare in forma e ritrovare il tuo naturale ed innato equilibrio. Se ti interessano questi temi e hai questi obiettivi, iscriviti al canale e attiva le notifiche. Come iniziare dunque a ridurre gli zuccheri? Il primo passo è dire addio alle bevande zuccherate. Non c'è dubbio, non bere zucchero. La cosa migliore che puoi fare fin da subito è rinunciare alle bevande zuccherate. E se vuoi fare un primo passo verso un'alimentazione più sana, smetti di bere sode, bevande energetiche sportive, limonate, latte al cioccolato, tè e caffè zuccherati e succhi di frutta. Qualsiasi cosa che contenga zucchero, insomma. Qual è il miglior sostituto? L'acqua. L'acqua è facilmente disponibile, economica e di solito è tutto ciò di cui hai bisogno. E se vuoi un po' più di varietà, puoi provare ad aromatizzare la tua acqua con limone e menta, oppure optare per un tè freddo senza zuccheri o per un caffè goloso ma sempre senza zucchero. Consiglio numero 2. Passa ad una colazione salata. La colazione, infatti, non dovrebbe avere il sapore del dolce. Cereali, pasticcini, muffin, cornetti o brioche, oppure yogurt zuccherati sono tutti pieni di amidi lavorati e raffinati che alzano l'insulina e il livello di zucchero nel sangue. Vuoi provare un modo migliore per iniziare la giornata? Passa ad un'alimentazione più sana e prova la colazione salata. Prova uova, noci e semi oleosi, formaggio, yogurt greco intero con qualche frutto di bosco. E non preoccuparti se non ti sembra un cibo da colazione. Trova piuttosto il modo di tornare a gustare cibo vero e non processato partendo dalla colazione. Elimina poi gli snack confezionati. La cosa ideale sarebbe evitare di mangiare tra un pasto e l'altro. Non abbiamo bisogno infatti di spuntini che vanno ad alzare di continuo i nostri livelli di insulina. Tuttavia, quando hai bisogno di un po' di cibo per tirare avanti, potresti scegliere del cibo naturale, non processato e quindi non i prodotti confezionati. Patatine, crackers, dolci da forno, biscotti e barrette energetiche sono tutti ricchi di carboidrati altamente processati. Certo, gli snack confezionati sono comodi e si trovano ovunque, ma lo sono anche alcuni snack naturali come le noci e tutta la frutta a guscio. Allontanarsi dai prodotti lavorati e prediligere gli alimenti integrali è sempre un grande passo nella direzione di una sana alimentazione. Se hai un debole per i dolci, questo sarà già un grande passo: ridurre la quantità di dolci che consumi abitualmente. Ci sono diversi modi per farlo e tu puoi portare avanti quello che funziona per te. Ad esempio, preparare dessert a basso contenuto di carboidrati e trovi tante idee navigando tra le ricette chetogeniche del mio sito welldelight.com. Oppure prendere delle porzioni più piccole o ancora mangiare il dessert meno spesso. Per alcune persone il cioccolato fondente con più dell'80% di cacao è un sostituto facile e soddisfacente del dessert. È già pronto, si presenta in piccoli pezzi, è a basso contenuto di zucchero ed è comunque una delizia. Potrebbe volerci un po' di tempo per abituarti alla versione più fondente, ma con il tempo, man mano che ridurrai lo zucchero nella tua vita, le tue papille gustative si adatteranno. Il quinto consiglio è quello di scegliere e consumare grassi sani. Cosa c'entrano i grassi sani con la riduzione dei carboidrati? Beh, dobbiamo mangiare qualcosa e se non stiamo mangiando grassi sani, probabilmente stiamo mangiando carboidrati. Per rendere appetibili i prodotti in commercio a basso contenuto di grassi, light o senza grassi, è probabile che i produttori di alimenti sostituiscano i grassi con zuccheri ed amidi. Ma siamo onesti, a chi piacciono i prodotti a basso contenuto di grassi? Diamoci tregua e lasciamo perdere l'intera categoria. E ricorda che quando introduci grassi sani dovresti sentirti più sazio, appagato e soddisfatto dal tuo pasto e meno bisognoso di fare uno spuntino dopo 2 ore. Un ultimo passo per passare ad un'alimentazione più sana e ridurre il quantitativo complessivo di carboidrati è mangiare meno alimenti amidacei come pasta, pane, riso e patate.
Anche se non sono zuccheri, aumentano lo zucchero nel sangue e non forniscono molti benefici sotto il profilo nutrizionale, a parte l'energia. Non è necessario bandirli completamente dalla tua tavola, ma puoi iniziare a ridurli. Abbandona l'abitudine di mangiare grandi porzioni di questi alimenti riempitivi e sempre presenti sulle nostre tavole. Questo non significa che devi soffrire la fame. Mangia invece un po' di più di tutto il resto, cioè proteine, tante verdure e grassi sani. Mettere in pratica questi 6 consigli per ridurre zuccheri e carboidrati significa essere 6 passi più vicino ad un'alimentazione più sana. Completando questi 6 passi ti sei preparato ad una transizione più facile verso una vera e propria dieta basata su alimenti naturali, grassi sani e un quantitativo adeguato di proteine e verdure di qualità. E se vuoi leggere un menù di esempio di settimana chetogenica, puoi scaricare il Keto Meal Plan gratuito in PDF che trovi qui oppure al link in descrizione. Io spero che questo video ti sia stato utile e se così è stato fammelo sapere con un like o un commento qui sotto. Il mio obiettivo è fornirti strategie utili sempre nuove e aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Come dico sempre, prima di apportare qualsiasi variazione al tuo stile alimentare o di vita, consultati con il tuo medico. Ciao e al prossimo video!